Dal 5 ottobre 2015 anche per te c'è una novità. In Italia il CDP, certificato di proprietà, diventa digitale. CDP. Sì, il documento identificativo di tutti i veicoli a motore su strada, che contiene tutte le informazioni sulla proprietà del veicolo ed è rilasciato dal PRA, il pubblico registro automobilistico dell'Automobile Club d'Italia, l'ACI. Così il certificato di proprietà non sarà più un pezzo di carta e potrà essere consultato in qualunque momento online, facendo dell'ACI una delle prime pubbliche amministrazioni centrali ad aver completamente digitalizzati i suoi servizi ai cittadini. Sorpreso? Questa novità è solo l'ultima tappa di un lungo viaggio iniziato nel 1927, quando all'ACI fu affidata la gestione del PRA e quindi l'emissione del certificato dei veicoli mobili a motori italiani. Per l'epoca una rivoluzione. Lo so, oggi ti sembra ovvio possedere un documento per dimostrare che sei il proprietario della tua auto. Eppure, prima del PRA, era vero il principio possesso vale titolo. Tu pensa, all'epoca un ladro al volante della tua auto avrebbe potuto dimostrare di esserne il legittimo proprietario. Il certificato di proprietà digitale non è un atto isolato dell'ACI, piuttosto un punto di arrivo di un'evoluzione iniziata sempre nel 1927. Si è partiti con i volumi compilati a mano da centinaia di impiegati, per proseguire poi nel 1962, in occasione del primo boom di immatricolazioni, con l'introduzione delle schede perforate a fini statistici. Nel 1970 le auto sono ormai 15 milioni e arriva il primo archivio informatico del PRA, che si evolverà negli anni 80. Il processo di informatizzazione si completa finalmente nel 1993, grazie alla legge del 1990 che diede al processo telematico validità giuridica. Poi, nel 2002, parte il primo sportello telematico per l'automobilista ed il collegamento telematico al PRA, oltre ai 106 uffici territoriali del PRA, anche delle 5.500 agenzie di pratiche auto, in grado così di stampare il certificato. Dal 5 ottobre 2015 l'intera archiviazione diventa dematerializzata e digitale, custodita sempre dal PRA tramite ACI Informatica nei suoi sistemi. Ti starei chiedendo, ma quanto ci costerà tutto questo? Ebbene, eccoti un'altra buona notizia. Non ci sarà alcun aumento di costo per i cittadini ed in più ci saranno molti vantaggi. Il primo, la semplificazione delle formalità previste per il PRA dalla legge, dalle iscrizioni ai trasferimenti di proprietà, alle radiazioni e più in generale alle annotazioni relative alle vicende giuridiche di tutti i veicoli mobili a motore immatricolati in Italia. E questo vorrà dire tanto tempo risparmiato per tutti, a partire dagli utenti. Un esempio? Ogni anno ci sono mediamente più di 300.000 denunce di smarrimento o furto di certificati di proprietà, ognuna delle quali dura circa 30 minuti, l'equivalente di 85 anni di lavoro delle forze di polizia. Con il certificato di proprietà digitale, tutto tempo risparmiato. Non riuscirai proprio a perdertelo e nessuno te lo potrà portare via. Con un ulteriore vantaggio, maggiore sicurezza delle transazioni di proprietà perché non sarà più possibile alterare il documento cartaceo. Ci sono anche vantaggi economici per i cittadini, che abbiamo stimato in diversi milioni di euro l'anno, solo per il rilascio dei duplicati. A tutto questo si aggiungono i risparmi indiretti, tempi e spostamenti per gli adempimenti di legge, oltre ai risparmi in emotività. Vuoi mettere e non stare più male per aver perso il proprio certificato di proprietà? Ci sono però anche risparmi per tutta la collettività. Certificato di proprietà digitale significa non più modulistica e quindi risparmi consistenti nell'uso della carta e degli spazi necessari per conservarla. Oggi circa 30 milioni di fogli ogni anno devono essere conservati per 10 anni per legge. Insomma, a regime spariranno 300 milioni di fogli di carta che, se messi uno accanto all'altro, fanno quasi due volte e mezzo il giro della Terra, poco più di 90.000 km, e per produrli sono necessari circa 4.200 alberi. Un vantaggio anche per l'ambiente, non trovi? E come avverrà la smaterializzazione del certificato di proprietà? Come detto, dal 5 ottobre in tutta Italia non si riceverà più il certificato cartaceo da conservare per dimostrare di essere intestatario di un veicolo. Verrà consegnata invece una ricevuta recante il codice di accesso per visualizzare via web sul sito dell'ACI il certificato di proprietà digitale conservato dall'ACI nei propri server. ACI e certificato di proprietà digitale. L'Italia che cambia.